L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. E con noi è Vittorio Sgarbi, professore Viva. Eccolo. Good morning. Dunque, oggi abbiamo un argomento che potrebbe sembrare bizzarro, ma ha una sua importanza, perché riguarda tutto l'emisfero femminile. Le edizioni internazionali di Cosmopolitan lanciano per oggi, infatti, una giornata mondiale in cui nessuna donna dovrà fingere l'orgasmo. L'hanno definita Don't Fake It Day, va bene? Allora, ecco, Cosmopolitan Italia ha ripreso il discorso e naturalmente è andato giù anche in termini statistici e rivela che il 62% delle 956 donne intervistate da Cosmopolitan Italia per il sondaggio su 73 domande ha dichiarato di fingere abitualmente l'orgasmo e più della metà lo fa per paura di deludere il partner. Ma al di fuori di lei, io e pochi altri, che uomini circolano nel nostro paese, professore? Beh, il problema è che donne circolano, perché gli uomini, sa, l'uomo non è particolarmente, fa parte Berlusconi che fa una certa impressione perché denuncia un altruismo illimitato. Ma è vera scusi se la interrompo, è vera questa storia della pompetta di Silvione? No, questo non lo so, non l'ho mai chiesto. Dal punto di vista invece del dialogo fra maschi, lui sembra molto interessato all'obiettivo del piacere della donna, è quello che lo renderebbe virtuoso. Sì. E su questo indica dei numeri impressionanti come segnale della sua bontà. Ora, tolto questo genere di uomo, cioè volto al sacrificio, gran parte di noi vive tra una visione egoistica, la coscienza dei propri limiti e talvolta la verità, che è quella che favorisce la finzione. Cioè, se uno è particolarmente desideroso di dimostrare quanto è capace, la donna lo aiuta. Quindi non saprei, è una materia su cui è difficile entrare. Se la donna è soddisfatta dovresti intuirla, ma la soddisfazione è fisica o psicologica, nel senso che l'orgasmo di cui si parla da parte di queste donne che protestano di non provarlo è un fatto fisico come un terremoto che a noi è pressoché sconosciuto nella dimensione che tocca una donna in numeri e quantità anche elevate, cioè 3, 4, 6, 10, 15 volte che qualcuna dice, denuncia, qualcuno dice di aver ottenuto questo risultato. Ora, la donna, quando usciamo da questa dimensione meramente fisica, potrebbe provare anche il piacere psicologico di compiacere l'uomo che le sta vicino, quindi anche in quel caso un piacere è, quindi anche la finzione è un piacere. Bel tema questo. Non è per la paura, tanto l'uomo se non fa una buona prova fa comunque una figuretta, è per una forma di tenerezza amorosa, per non vedere nell'uomo, non dichiarare che l'uomo non è riuscito al risultato, quindi è una forma d'amore. Secondo me l'orgasmo finto è una forma d'amore superiore all'orgasmo vero, nel senso che della donna che non vuole denunciare o rivelare, non per paura ma per delicatezza d'animo, che non è arrivato quel momento, magari non perché l'altro è colpevole, ma perché lei ha tempi diversi, non lo so, non... No, però invece è un bellissimo tema, perché poi naturalmente ci riporta anche ad antiche culture, no? Per esempio adesso l'orgasmo, quello fisico naturalmente, le donne lo pretendono dopo tutte le rivendicazioni in merito al sociale che hanno ovviamente e fortunatamente ottenute, e vogliono anche questo ruolo. Lei ha detto una cosa bellissima in merito all'orgasmo psicologico, no? Che atteneva poi alle donne. No, perché la differenza tra noi è che noi abbiamo una misura limitata, cioè noi possiamo farne due, tre, quindi l'uomo in realtà è il sesso debole, però quelle due o tre che può fare, o una basta, sono documentate da un flusso, vede. Certo. La donna può avere dei flussi non chiari, e però, per converso, può teoricamente farne 15 o 18, quindi vince già subito, oppure può farne neanche uno, ma tra il neanche uno, l'uno finto, il 20 o il 15 o il 18 o il 13 finti o i 13 veri, non c'è una grande differenza alla fine, perché mentre nell'uomo la fisicità è plastica, nella donna l'orgasmo è fisico
ma non documentabile in maniera immediata, certo, ma soprattutto psicologico. Certo. Se è fisico, e nel caso di una particolarmente sensibile, particolarmente può essere 5, 6, 7, 8, 10 volte quelle che appunto il nostro Premier indica come suo trofeo, cioè di essere lui che le fa godere in questo modo straordinario, da cui l'amore per lui. Però potrebbero anche loro, proprio perché lui ha questo pallino, fingerlo, e lo fingerebbero per non deluderlo. Ecco, certo. Non certo. Per paura, perché la paura nell'uomo, la paura che l'uomo dovrebbe trasmettere alla donna che non fingesse, quindi dichiarasse di non essere soddisfatta, è in realtà la sua debolezza. Quindi un uomo che è minaccioso in realtà è un uomo perdente, è un uomo che dice devi dire per forza che ti ho fatto godere, altrimenti, ma a quel punto è nel non riuscire a quel risultato che lui perde. Certo, certo. Allora la donna amandolo, insomma, io infatti questa cosa qua, in tempi molto remoti, incontrai una ragazza di Forlì, che, tornando appunto nel tema di cui ho parlato questa mattina, collegato da Parigi con Rai 1, il fatto che i francesi dicono che il maschio latino non c'è più, dico come no, abbiamo il Premier, che è fatto, quindi da quel punto di vista lui ci rappresenta nel modo più alto, tanto che quando va in Russia, e solo in Russia, il massimo riconoscimento che si può dare a un uomo è che sia un grande chiamatore. Certo, e quindi certo. Quando viene in Russia lì è soddisfatto, ecco perché va in Russia, perché lo applaudono. Lo applaudono, certo. Lui è stato in Russia al comando di Putin, perché in Russia gli vogliono bene, in quanto dice che immagina che una volta cadendo da un aereo, quindi buttato giù da un grattacielo, anzi da un grattacielo buttato giù per morire, Berlusconi cade, poi a un certo punto a una finestra vede una donna nuda e lo stesso che sta cadendo, prima di cadere dice oh, e quindi anche in punto di morte lui non rinuncia a mostrare il suo, quindi siamo di fronte, e questo è l'ultimo viaggio, lo vede felice di un popolo che lo ammira per quello per cui gli altri lo incriminano, e di un personaggio che gli va incontro e lo abbraccia con un trasporto formidabile dicendo bravo, formidabile, sei stato bravissimo, ma per che cosa? Per la Merkel. E chi era questo? Schröder. Schröder era euforico che quello avesse detto culona inchiavabile alla sua rivale, quindi ha ottenuto un doppio riconoscimento, doppio quello di Putin e quello di Schröder. Detto questo, però, molti anni fa questa ragazza viene da me e dice guarda, io ti amo, poi si è sposata con un politico enorme di proporzioni gigantesticamente gigantesche, più grande di Palenzona, che è uno che enorme, uno gigantesco. Questa cioè una mongolfiera ha sposato sta donna, insomma. Ha sposato uno che non voglio dire il nome, ma che è molto noto, un politico giovane ed enorme, ce n'è uno solo così. Già l'abbiamo individuato, via, già l'abbiamo individuato. È enorme, ha sposato questa bellissima ragazza, che io prima di lui ovviamente conobbi, guardai con quella giusta attenzione che lei meritava, naturalmente non occupando troppo del suo tempo per lasciarla libera di poter trovare questo marito enorme. E allora nel periodo in cui passeggiava con me, io ti devo dire però che io odio Berlusconi. Ah. Io non lo odio al punto tale che lo vorrei uccidere. Siamo molto prima di Rubi, molto prima, siamo metà del 2005, cioè del 2004. E allora dico guarda, se tu hai questo obiettivo, io sono l'unico che ti può portare a questo risultato. Perché io posso arrivare, entrare a Palazzo Chigi, a Palazzo Grazioli, anche senza appuntamento, ti porto con me. Certo. Noi arriviamo da lui, e io non sapevo ancora niente di queste vicende, ma conoscevo la sua inclinazione, quella di mio padre. Sì. Mio padre, inclinazioni che sono nella natura, indipendentemente da poi come si esplicitano. In quegli anni lì, lui si esplicitava poco, perché c'era la moglie che lo controllava. Vabbè, comunque una donna la puoi sempre ricevere. A un certo punto io, come distrattamente, mi allontano e tu rimani sola con lui. A quel punto sei sola con lui, lui non può, essendo così gentile, come si è visto con la Daddario e con altre, chiedere documenti, telefoni, cioè non sa, questo occorre immaginare che lui non presupponga neppure che una possa essere una escort, tantomeno un'assassina. Escort, anzi, è mite perché si accontenta di poco. L'assassina invece lo guarda e lo seduce, lui non può non cedere, e nello spazio della sua casa, Palazzo Grazioli o anche di Palazzo Chigi, i due hanno un approccio erotico. Allora cosa fa lei? Lei, dopo lo sforzo titanico di lui, il cui obiettivo è il sommo godimento, fa una faccia distratta e alla fine, dopo un'ora di applicazione, dice tutto qui.
al che lui la guarda e appunto, non essendo lei compiacente e non avendo ragione di amarlo, ma anzi odiandolo, lui allora dice, allora riproviamo, e fa una seconda trombata furibonda, con la sudando tutto, e alla fine lei lo guarda con una smorfia con le labbra un po' così, tipo Mussolini, Mussolini, che a me non piace, perché quando ti guarda ti crea l'ansia, la prestazione, dice tutto qua, ti guarda sempre verso il basso, vedendo che tu non sei, insomma, non ce l'hai duro come suo nonno. E quindi la ragazza fa la faccia alla Mussolini e dice, ma dice, tutto qua ancora. Allora lui, terza volta, alla carica con uno sforzo titanico, e lei alla fine lo guarda, scuote la testa e dice, meglio Sgarbi. E a quel punto lui muore di infarto. Questa era la tecnica che io avevo introdotto per consentirle un omicidio pulito, bianco. Con lui, con una donna che, contrariamente a tutte le altre, non lo compiace, non accetta di fare nulla per dire, beh, io devo dare merito a un uomo che si impegna tanto, anzi proprio fa questa faccia di ridicolo e poi chiude con questa battuta criminale, meglio Sgarbi, e se lui non muore di infarto per lo sforzo che ha fatto, lei ha un'ulteriore chance, che è quella Bossi, e cioè quella per cui Bossi è arrivato in punto di morte in situazioni che sappiamo analoghe, certo. E lei, già che c'è, lo avvelena, e lui muore avvelenato, ma sopra di lei. A quel punto, se lei trova il premier